Ciao a tutti, sono Riccardo Zancano, un pittore contemporaneo di arte figurativa. Volevo fare questo video per farvi vedere come dipingo. Volevo aggiungere che oltre ad essere un pittore, per l'appunto, sono anche un tagliatore di pietre preziose che poi generalmente vado ad applicare sulle tele a fine pittura. Allora, oggi vi volevo far vedere come inizio a creare la mia tavolozza di colori e quindi per quanto riguarda questa piccola tela che sto facendo, andrò a modificare queste foglie con del verde. Allora, inizio col prendere i colori che mi servono. Ecco, prendo giusto alcuni, quelli più che mi interessano. Allora, prendo il verde smeraldo, un po' di verde terra, a seconda chiaramente di dove andrò a lavorare, a mettere un po' di verde vescica che io adoro moltissimo e li metto così distaccati uno all'altro. Allora, vediamo, poi prendo anche un po' di ocra, un po' di terra d'ombra naturale. Non si apre perché da un po' che non la uso e vado a svitare il tappo con una pinza. Ecco, allora fatto questo, sì, però manca il bianco. Mettiamo un po' di bianco, uso tutto colori, come potete vedere, della Winsor oppure comunque della Maimeri, che mi sembrano validi. Ecco, un po' di bianco lo aggiungiamo qua, questo perché li metto un po' a raggiera, perché poi quando andiamo a mescolare con dell'olietto, olio di papavero, e poi mi darà la possibilità di fare qua in centro, amalgamare il colore e fare le tinte che mi servono. Però per il momento aggiungo giusto qualche goccia, ecco, sui vari colori, e che poi vado a miscelare con un spatolino piccolo, iniziando, vabbè, dal bianco. Tengo una mezza pasta abbastanza densa, ma comunque allo stesso tempo non troppo. Ecco. Poi pulisco lo spatolino, vado a mescolare bene la mia color ocra. Ok. E tutte le altre colori madre, come li chiamo. Ok, poi quando vado a dipingere sul quadro, generalmente mi piace mettere tanti colori, perché più colori si mettono, sempre colori composti, in modo che dia un bel effetto naturale, per renderlo più realista. Quindi cosa faccio? Vado qua in centro a miscelare i miei colori, creando sul spatolino una tinta che mi interessa. Ecco, ci metto anche un po' di verde smeraldo,
E poi da questa vado a schiarire con un po' di bianco per fare le tinte più chiare. Ok, eccolo qua. Bene, questa è la mia prima puntata, se così possiamo chiamarla, di quella che è stata la mia esperienza personale di pittura. E se vi è piaciuta, potremmo continuare con queste piccole chicche, con queste presentazioni di come vado a lavorare i miei quadri. Grazie a tutti, ciao.